Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Run Red. Come vedete siamo ritornati con Plants vs Zombie. Bene, siamo arrivati l'ultima volta nell'ultimo livello, ovvero il livello 6 dove ci siamo fermati. E ora continuiamo la nostra avventura insieme agli altri. Vabbè, io ristarto il livello perché l'ultima volta ci siamo fermati proprio in questo punto preciso. Ristartiamo in caso, vai. Bene ragazzi, siamo ristartati la partita. Ora iniziamo a mettere le prime piantine, così iniziamo a fare un po' di puntini. Dai, dammi il semino. Ok, perfetto. Ora già ho due girasoli che mi servono soldi assolutamente, visto che la mappa ora è più grande. Quindi non sappiamo da dove arriveranno i zombie. Ok, mettiamo anche quest'altra. Allora, dai. Fate un po' di semini. Ok, iniziamo a mettere la prima pianta d'attacco. Così iniziamo già a difendere il territorio. E poi mettiamo un altro girasole. Come vedete ragazzi, stiamo accumulando un bel po' di puntini velocemente. Allora, stiamo attenti, altri zombie arrivano, ci servono altri. Ok, perfetto. Mettiamo quest'altra difesa. Dai zombie, che c'è? Non riuscite ad arrivare vicino alle mie piantine? Troppo deboli. All'inizio probabilmente saranno deboli, ma non credo che più avanti saranno così deboli. Ragazzi, allora, stiamo cercando di accumulare più punti possibili. Ok, abbiamo quasi completato tutte le nostre difese, quindi vai. Ok, lascia lì lo zombie con il caschetto. Cioè, il caschetto poi. Lasciamo stare, c'è il cono di strada lì. Va bene. Allora, io direi di fare una cosa. Iniziamo a mettere questo qui. Ok, perfetto. E poi mettiamo questo qui. Così la nostra... avremo grande difesa e grande attacco, così. Vai, resisti, cono. Ok. Il cono, senti a me. No, c'è casomai. Madonna, quante... mettiamo un'altra pianta d'attacco. Poi mettiamo questa. Ok, perfetto. Per adesso ci stiamo comportando... cosa è successo? Ah, questo salto non lo sapevo, ragazzi. Da tanto che non ci gioco, non mi ricordo nemmeno, probabilmente. Porco Giuda. Ok, l'ha ignorata proprio quella pianta. Ok. Siamo nei guai. Ah, non attacca? In teoria. Cosa fa questo? Niente. Abbiamo perso la prima difesa, non mi aspettavo quel salto. Abbiamo il nostro... ci ha protetti, grazie al cielo. Non mi aspettavo questa cosa, ragazzi, non mi sono colpito anche io. Che poi non ho capito a che serve questo qui, sinceramente. Ok, abbiamo perso tantissime piante d'attacco. Per adesso cerchiamo di mettere un'altra qui, così aiuta l'altra. Mamma mia. È stata abbastanza difficile questa situazione. Allora. Ora arriva l'orda. Quindi accumuliamo punti. Usiamo le ciliegie bombe. Ok, così gli facciamo perdere il coso lì, come cavolo si chiama. Dagli piantine. Difendete con orgoglio. Ok, bene. Vai, eliminate quest'orda. Guarda che facciamo. Bam. Nuova carta. Questa qui non la conosco. Cioè non me la ricordo più o meno. Ah, bellissima. Questa è di ghiaccio. Perfetto. Siamo al prossimo livello, ragazzi. Adesso si è rivelata un po' difficile la sfida, però ora conosco quel tipo di zombie e cosa fa. Quindi siamo... tra virgolette, conosciamo ora le sue mosse. Ok, iniziamo a plantare questi girasoli che ci servono soldini. Allora, porco Giuda, arrivano più orde. Ora si rivela difficile la situazione. Allora, dai, un altro semino. O energia solare o soldino, stessa cosa, basta che me lo dai. Ok, mettiamolo qui. Zombie, assalto di zombie. Ok, ha perso la testa. Mettiamola qui così. E difficilmente lo zombie attaccherà la nostra piantina. Ok, ora possiamo mettere quest'altro. Che poi non ho capito anche se può... ah, una mina. Ok, ho capito. È una mina. Ok, abbiamo completato di nuovo i nostri girasoli. Di solito io faccio così, non so che tipo di strategie ci sono. Di solito io punto subito a mettere tutti i girasoli e subito piazzare le difese più velocemente possibile. Quindi diciamo che, tra virgolette, comunque mi trovo in difficoltà perché
alla fine non ho piante difensive. Mettiamola qui, così completiamo la prima linea difensiva. Ok, allora si sta rilevando un po' complicata questa sfida. Speriamo che non arrivano subito quelli con l'asta lì e ci saltano addosso, perché vorrei prima completare le difese, le difese primarie, cioè quelle d'attacco. Così siamo messi bene. Dai, fammi piantare anche questa. Vorrei vedere quella là di ghiaccio, appena riesco a fare un po' di punti. Cioè all'inizio metterò questa qui da lever, quella là verde. Oh, non c'ho semini però. Ok, mettiamola qui. Direi di metterla qui al centro. Forse mi conviene. Almeno proviamo la piantina. Dai, datemi puntini così. No, oh, mettiamo prima questo. Ok. Odio questi zombie con l'asta ora. Ok, ora posso mettere questo. Vediamo come funziona. Ah, rallenta, buonissimo. Rallenta di tanto. È ottima come pianta, insomma. Allora, mettiamo quest'altro. Dai, siamo messi bene adesso. Abbiamo difese molto alte. Ok. Complicata come situazione, visto che i zombie sono aggressivi. Cercano di... Ok, arriva la prima orda di zombie. Bene, ragazzi, speriamo un po'. Vediamo quanto è forte quest'orda. Ok, sta arrivando quello con... Dai, dai. Ok, perfetto. Dai, possiamo resistere contro questi zombie. Maledetti zombie che vogliono invadere il nostro mondo. Siamo, facciamo così. Guarda qui che difesa impenetrabile, ragazzi. Nessuno può distruggere le nostre difese, anche se dopo verrà un'altra orda. No, stanno mangiando la nostra noce. Resisti. Comunque è utilissimo questa pianta. Ma se io voglio fare una prova, se io elimino questa, mi dà soldi? No. Ok, grazie. Ho speso un bel po' di punti così. Però in teoria io direi di farlo per tutti. Così abbiamo anche quelle di ghiaccio. Ok, perfetto. Così abbiamo tutte le difese. Mettiamoci la mina qui. Togliamo questa e mettiamo quest'altra. Ok. Allora, dobbiamo eliminare solo questa adesso. Mettiamo questa. Ok, perfetto, ragazzi. Abbiamo la difesa più forte ora. Ora non dovrebbe essere attaccata facilmente. Infatti i zombie muoiono come niente. Ma ho paura che l'orda dopo sia qualcosa di particolare, visto questo gioco può lanciare qualsiasi cosa di particolare. Dobbiamo mettere un'altra mina qui. Ora direi di aumentare le difese. Vedo che i zombie sono diventati tantissimi, quindi cerchiamo di proteggerci bene. Madonna, quante piante che ho. Sono tantissime. Ok. Dai, ora è impossibile sconfiggerci. Cioè, abbiamo fatto tutto in questa difesa. L'ultima orda, ragazzi. Ok, questo è molto terrificante. Ecco tantissimi zombie in attacco. Vai. Bam. Grandissimo. La ciliegina sulla torta. Vai, uccidete tutti questi zombie maledetti. Comunque, ragazzi, se avete ben visto, le mie difese ormai sono indistruttibili. Oh, bellissima. Una nuova pianta. Quindi ci sono tantissime carte, non sono solo quelle. Perfetto, quindi posso anche sostituire. Ok, come si possono sostituire le carte? Ah, ok, posso scegliere le mie carte. In teoria, allora, io quella che voglio è questa qui. Che è utile. Ok. Ah, no, scusatemi, pensavo che si doveva trascinare. Io direi questa qui. Ovviamente questa. Questa qui. Questa, questa e questa. Questa qui non mi piace tantissimo la mina. Direi di iniziare così, con queste piantine. Comunque ci facciamo l'ultimo livello e poi ci vediamo nel prossimo episodio, probabilmente. Mi sa che sono arrivato a più di 15 minuti, probabilmente. Dai, già stiamo preparando i nostri girasoli a farci guadagnare più soldini possibile. Ecco, inizia a venire la prima orda. Cioè, la prima orda, il primo zombie. Direi di mettere un altro di questi così facciamo più punti possibili. Ci possiamo preparare il primo attacco. Cioè, le prime difese più che altro. Dai, datemi un altro semino. Perfetto. Ok, prendiamo quest'altro. Un altro semino. Mettiamo questa qui. Stiamo accumulando tantissimi punti, ragazzi. Dai, ce la possiamo fare. Ok, ho messo quella piantina lì. Vai, uccidi tutti i zombie. Ok, ragazzi, abbiamo completato le prime girasoli come al solito, che ci fanno non guadagnare più punti possibili. Ok, perfetto, abbiamo tantissime piantine che sparano senza fine. Ok, siamo messi bene. Più che altro voglio provare anche la pianta nuova, credo che sia molto forte.
Cioè, credo che mangia i zombie. Probabilmente è una pianta carnivora. Ok, vai. Uccidete tutti i zombie possibili. Ok, perfetto. Direi di aspettare. Non so se fare già questi. Direi si conviene. Mettiamoli qui, tipo. Ok. Questi qui non voglio metterli più ora. Vorrei usare queste qui. Queste saranno le prossime difese che metteremo. Dai, non ammazzate quella povera noce. Con tanta felicità si fa mangiare poi. Quello c'è il secchiello in testa, non mi sbaglio. Dai, datemi punti. Ok, perfetto. Dai, ammazzate quel zombie. Credo che mi stia preparando bene per le difese, più o meno. Cioè, cerco di fare il massimo. Dai, è mortale quel zombie col casco. Dai, dai, fermatelo. Dai, è impossibile fermarlo. Ok, l'ha ucciso adesso. Dai, ammazzatelo, ammazzatelo. Dovuto sacrificare una pianta per... Ok, perfetto. Siamo fortunati. Siamo riusciti fino all'ultimo, in teoria. Quella col casco, oddio, sono incredibili. Cioè, non muoiono mai. Cerchiamo di mettere più noci possibile. Ragazzi, si sta rilevando abbastanza complicata ora la situazione. Anche se l'orda era piccolina a differenza di quella prima. Credo che all'inizio convenga prima giocare con le piantine normali. Ok. Che poi non ho provato la piantina nuova. Dai, resisti noce. Ormai quella noce è quasi morta. Ah, i zombie maledetti, state per arrivare qui. Ok. In teoria dobbiamo mettere più difese possibili. Direi di mettere un'altra questa qui, visto che quello c'ha il secchiello in testa. Dai, zombie maledetti, morite tutti. Direi di mettere questa qui qua, che se no quello si mangia tutto. E poi la noce ci mette tantissimo per ricaricarsi, quindi... È una delle carte che ci vuole molto più tempo, però costa di meno. Alla fine non sono riuscito... Oh, bellissimo, questa qui è una nuova pianta, ragazzi. Questa è molto più potente, probabilmente, sì, infatti. Beh, ragazzi, abbiamo sbloccato la nuova carta e abbiamo completato già altri livelli. Credo che per adesso ci fermiamo qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace o un commento, così mi fate sapere se portarla avanti questa serie. A me sta piacendo tantissimo, non so voi. Fatemi sapere, ragazzi. Ciao a tutti.